interpretare questo essere mafioso. Lo interpretavano come dicono, bisogna assumere il potere, insomma, ma ci sono delle cose che vengono prima delle altre. Agamben, Aterra, Yaremane, le cose. Fenomeni diversi, quella la droga, gli appalti, le cose. Erano invece la tendenza della nuova mafia guidata dai colonizi, che era anche molto più si correvano con più facilità all'uso della violenza anche all'interno per risolvere le questioni. E quindi si creò una vera e propria guerra nella quale all'interno di ogni famiglia mafiosa gli appartenenti ai gruppi corleonesi tentavano di sopraffare i vecchi capi mafia. A questo fatto va aggiunto che proprio la provincia di Reggio, di cui parlavo prima, dicevo che era una zona estremamente compatta, stava vivendo un momento particolare, perché erano tanti i soggetti, anche tra i giovani, che avevano ambizione, aspiravano a entrare in Cosa Nostra della mafia, ma non tutti erano accolti. E allora si erano create delle bande criminali che cercavano di strutturarsi in maniera simile, e che poi, con una definizione che non si capisce se viene dall'interno o se è stata attribuita dall'esterno, sono stati chiamati Stigia, che in siciliano significa stella. In due comuni particolarmente a rilevanza mafiosa elevatissima e con contrasti particolarmente violenti in quel momento tra le due fazioni di Cosa Nostra, Palma di Montagnano e Canicattì, vi è la presenza di questi giovani steggiari. Gli steggiari, per trovare spazio, di fatto appoggiavano o venivano utilizzati, forse più probabilmente venivano utilizzati, che a proposito dei mandanti può avere un significato, dalla vecchia i vecchi mafiosi rispetto all'avanzata corleonese. Infatti, io qualche video ho scritto il nome perché altrimenti li dimentico, alla fine per l'omicidio di Latino sono state condannate 10 persone, 4 come esecutori materiali, gli altri come mandanti, in quella che era stata che mandati, quella che era stata la decisione comune di procedere a questo omicidio. 5 erano di Palma di Montechiaro e 5 di Canicattì, quindi si era creata questi qua, tutti appartenenti teoricamente a questa stigia. Quindi si era creata una sorta di alleanza, comunque di convergenza di interessi tra questi giovani, chiamati anche emergenti, osteggiati, di Palma di Montechiaro e di Canicattì. I giovani di Palma di Montechiaro si opponevano a Palma di Montechiaro alla clan che in quel momento era poi dominato soprattutto dalla famiglia Ribisi, che era vicina ai corleonesi, violentissimi i Ribisi, avevano fatto tra tante loro imprese, ricordiamo la famosa strage di Portampello, dove furono uccise 6 persone e il comando era guidato da 2 dei fratelli. A Canicattì, invece, gli altri emergenti c'era un conflitto che non era esploso ancora in termini di sangue, però c'era un contrasto tra la vecchia famiglia mafiosa che era formata da Antonio Ferro, che è il capolista del processo poi della mafia argentina, e Antonio Guarneri. Dall'altra parte, ma per noi nel processo era tutta una cosa, perché quando facevamo un processo a Canicattì non facevamo ancora tutte queste disposizioni che poi sarebbero state sarebbero state chiarite dopo queste cose. Dall'altra parte c'era invece Giuseppe Di Caro,
Peppe di Cane, che era più vicino ai Corleonesi, rappresentava l'ala Corleonese, il cane cattivo. Quindi gli emergenti, i cani cattivi, che sono stati condannati come mandanti, gli esecutori erano i Palmesi, per l'omicidio di Vatino, erano vicini alle famiglie Ferro Guardini. Giuseppe Di Caro era l'avversario. Dove abitava Giuseppe Di Caro? In una palazzina dove c'erano soltanto due famiglie che abitavano, la famiglia di Vatino e la famiglia Di Caro. Come ho detto prima, i genitori di Vatino, il padre era stato comunque a capo e comunque interessato all'esattoria comunale. Stiamo parlando di esattoria comunale a Cane Cattì negli anni 70, cioè quando gestire un'attività del genere inevitabilmente porta ad avere rapporti, contatti, in un mondo nel quale le cose si svolgevano anche in un senso o nell'altro, secondo se qualcuno ti parlava o non ti parlava, e quindi evidentemente in un ambito di un paese, chi erano Antonio Guarneri e Antonio Ferro? Due latifondisti, cioè gente che aveva delle proprietà enormi. Per quanto riguarda Ferro, in parte provenienti dal padre, che era stato il vecchio capo mafia, Calogero Ferro, Guarneri era una ricchezza più giovane, comunque soggetti certamente che con l'esattoria avevano a che fare. La mamma di Latino veniva da Ravanusa, il terzo popolo in quell'area, tra i paesi più, e veniva da una famiglia che aveva parenti, io non voglio insinuare nulla, voglio soltanto descrivere un contesto che c'era intorno a questa persona meravigliosa che era cosa. Questo era il contesto. Quando io interrompo Giuseppe Di Caro, al momento del quello che fu chiamato il blitz di Santa Barbara, quando furono arrestati tutti i negozi, buona parte, la parte di successiva del processo alla mafia argentina, Giuseppe Di Caro non c'era, venne colpito da mandato di cattura successivamente, ma si rese latitante. Fu arrestato a distanza di molto tempo e lo interrogai io, ovviamente, che non avevo nessuno. È chiaro che si fa la domanda: scusi, signor Di Caro, lei in questo momento, da quando è stato spiccato il mandato di cattura, dove è stato? La risposta alla quale io francamente non credo, ma che è indicativa, è se io sono stato a casa mia. Significa cioè che stava a fianco di Dio. Bene, l'ipotesi è quella che è stata avvalorata da alcuni dei collaboratori, che è brutta parola, alcuni di quelli, questi assassini che poi ha deciso per interesse proprio di cercare di migliorare la propria condizione, ha parlato, ha detto che si era diffusa nel gruppo canicattinese degli emergenti sticari la convinzione che il Latino fosse pesante nei loro confronti, perché c'era stato un processo nel quale effettivamente avevano subito poco tempo prima, tre erano stati arrestati, avevano progettato una rapina, non l'avevano compiuta perché erano dei carabinieri, erano scappati, poi erano stati trovati delle armi in macchina e erano stati condannati pesantemente, e il Latino facevano parte del tribunale, perché era già passato in tribunale, che li avevano condannati e che respinse tutte le istanze.
questi emergenti. Si era diffusa la convinzione che il Livatino proteggesse Milano e colpisse invece gli altri. Quindi quando da parte di qualcuno parte la proposta di fare questa azione, di pulire un cornuto nelle ore avanzate con le consentenze, il cattivo, cioè, di magari nell'ambito, questa è un'altra delle cose che sono state dette, nell'ambito di questa tentativo della spinta di accreditarsi anche agli occhi di Cosa Nostra, di fare un'azione eclatante che peraltro potesse portare danni anche ai capi storici di Cosa Nostra e comunque accreditare di grandi capacità. Cioè quando hanno ammazzato la saetta, noi ammazziamo il Livatino, siamo capaci anche noi di fare una cosa di questo genere, ma che ci fosse anche questa motivazione. Che questa motivazione ci sia stata pare assolutamente provato, cioè la convinzione in capo a questi soggetti che Livatino potesse in qualche modo essere andato contro di loro. Il punto Lorenz qual era? Che non è stato mai affrontato e anche nelle sentenze credo che sia stato lasciato come fatto che alla fine nulla sposta fino a un certo punto. Qual era il ruolo di Antonio Ferro e di Diego e di Antonio Guarnieri, Diego il figlio che ha ucciso? Questo purtroppo i processi non ce l'hanno detto, non lo sappiamo, quindi si può andare soltanto. Di certo è che io per come l'ho vissuto quelle realtà, mi sembra veramente difficile che tutto questo sia avvenuto senza che a quei livelli ci fosse stata una consapevolezza. E lì insomma ci dobbiamo fermare, dal punto di vista diventa tutto supposizione. Ci abbiamo la conclusione, concludiamo, vediamo un breve intervento di Paolo Borsellino ricordando Rosario Livatino. Se lo trovo, scusatemi. Dottore Borsellino, lei ha fatto nel corso di questa cerimonia un durissimo attacco soprattutto ai politici che ha accusato di criticare veramente la magistratura, di isolare la magistratura e di non svolgere il ruolo che loro compete, cioè quello di legiferare e di far sì che la magistratura possa lavorare con tutti gli strumenti dovuti. Ci vuole spiegare soprattutto i riferimenti concreti di questa polemica? Allora, intanto vorrei dire che questa cerimonia, questa dedicata a un ruolo del professor Livatino, ha sicuramente il significato di doveroso riconoscimento alle dote al servizio di questo collega, però questa tabella messa all'inizio dell'aula che intitola quest'aula al reso relativo e anche mi consenta un grosso richiamo e una grossa denuncia, ecco perché la ragione del mio intervento polemico, perché dopo la morte di Rosario Livatino noi abbiamo visto qui precipitarsi e comunque tutti fare dichiarazioni dicendo che l'amministrazione della giustizia non doveva essere tenuta in queste condizioni e non dovevano essere tenuti i giudici in queste condizioni di sovraesposizione. Poi che cosa è avvenuto? È avvenuto che da ben due mesi successivi alla morte di Rosario Livatino la giustizia del Regento è paralizzata, cioè non vi sono stati quegli interventi al Regento, come peraltro aggiungo in tutto il resto d'Italia, che mettono la giustizia in condizioni funzionali. E allora era doveroso in questa occasione fare questa polemica non contro il governo o il Parlamento, fare questa polemica per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica che deve essere la chiave di volta di questa situazione, della risoluzione di questa situazione. I riferimenti concreti circa la situazione attuale in cui si trova la giustizia è facile farlo.
Nonostante la situazione nazionale magistrati l'abbia già richiesto da diversi anni, cioè da quando cominciarono cominciò a farsi il conto alla rovescia per l'introduzione del nuovo codice di procedura penale, la magistratura associata ha chiesto che il governo e il Parlamento approntassero un piano globale per la giustizia, cioè una ricognizione di quelle che erano le necessità perché la giustizia sia strutturale, sia in uomini, sia in leggi, per cui la giustizia funzionante, e degli interventi conseguenti. Di fatto, da un anno a questa parte, un anno, alcuni mesi fa, da un po' di tempo a questa parte abbiamo sì visto entrare in vigore il codice di procedura penale che noi magistrati ci siamo in tutti i modi sforzati di poter far funzionare, e poi non è venuto per niente. Sempre c'è tuttavia chi sostiene che una parte di responsabilità c'erano anche i magistrati, perché si dice sono troppo divisi al loro interno e troppo spesso legati a correnti politiche. È vero questo? Ma guardi, se la magistratura può sicuramente fare l'ammenda di divisioni che anche violente vi sono state fatte, vi sono state in passato, e in divisioni in gruppi che un po' scimmiottavano le divisioni dei partiti in sede parlamentare, non penso che nell'argomento di cui stiamo trattando la magistratura ha dato dimostrazione di divisioni di questo genere. È ormai da tempo che la magistratura conduce non solo un'azione unitaria fra tutte le sue componenti per la rivendicazione di questi che non sono interessi di bottega, ma sono interessi di tutti i cittadini, perché la casa giustizia è la casa di tutti i cittadini, ma la conduce addirittura in perfetta unità di intenti con quelli che sono addirittura le organizzazioni degli avvocati, le organizzazioni forensi, che qualcuno ha voluto vedere portatori di interessi contrapposti a quella dei giudici. Ebbene, il movimento di avvocati e giudici per la giustizia è quello che ha promosso in questi ultimi mesi manifestazioni unitarie che hanno avuto indubbio successo proprio per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica a questi problemi che non sono né della categoria dei giudici né della categoria degli avvocati, ma sono gli interessi di tutti i cittadini, cioè di tutta la popolazione italiana. Io penso che proprio in questo momento parlare di divisioni all'interno della magistratura o di divisioni fra magistrati e avvocati sia un pretesto per non far nulla. C'è il rischio concreto di rimanere travolti da una situazione di giorno in giorno sempre più difficile e drammatica. Se il governo e il Parlamento continueranno a emanare con riferimento alla questione giustizia provvedimenti disorganici destinati a durare poco nel tempo, a non risolvere la situazione, cito l'ultimo esempio, quello di un decreto legge che doveva profondamente incidere su alcune disfunzioni che erano state segnalate e che è durato appena un mese, perché dopo un mese il Parlamento non è riuscito neanche ad approvarlo, tant'è che il governo è stato costretto a ripresentarlo nuovamente. Se si continuerà a operare così senza affrontare un piano globale della giustizia con i corrispondenti interventi finanziari che dovrebbero arrivare almeno al 3% del bilancio nazionale, è chiaro che la situazione continuerà a diventare sempre più incontrollabile. I giudici continueranno a lavorare, a sovraesporsi e in alcuni casi a fare la fine di Rosario Livatino come tanti altri. I politici appariranno ai funerali proclamando unità di intenti per risolvere questo problema, e dopo pochi mesi saremo sempre punti d'accordo. Grazie. Dottore Borsellino, lei ha fatto nel corso di questa cerimonia un... Insomma, eravamo alla ricerca di testimoni autentici. Questa sera credo che possiamo essere soddisfatti di una descrizione anche originale, devo dire, di quello che comunemente sentiamo. L'ora è tarda, concludiamo, chiedo soltanto se qualcuno vuole intervenire, se ha qualche domanda per il dottor Salamone. Ne farei una veloce. Mi ha un po' stupito il fatto che
quando è stato ucciso il giudice Libertini ci sia stata questa, diciamo, manifesta incredulità. Non eravate un po' preparati a un evento del genere? Sì, sì, ma preparati, se fossimo stati preparati saremmo state anche attrezzate a cercare di aiutarlo, perché questo non c'è. Certamente siete meno che potesse accadere una cosa, ma una cosa è pensando, una cosa quando poi lo vedi. Non era credibile il fatto che fosse realmente accaduto, che fosse accaduto in quei termini, in quel momento. Cioè, a noi sfuggiva magari, noi ci eravamo preoccupati, preoccupati moltissimo durante la conduzione delle indagini. Qui eravamo passati oltre, c'era già stato il processo. E eravamo anche sì, altrettanto preoccupati, per esempio, con riferimento proprio al Livatino, per quel passaggio di funzioni che avevo detto prima, ma mai da lì ad andare a ipotizzare che in quel momento ci potesse avvenire. Diciamo che non era nella preoccupazione che si viveva, sbagliando sicuramente, come i fatti hanno dimostrato, non si pensava a lui come una possibilità. Questo con grande rispetto e con grande dolore del non aver colto questi segnali che difficilmente erano raccoglibili, anche perché se si vedono gli atti processuali, tra la decisione è di qualche settimana prima, cioè non è un fatto che è stato, che era maturato, quindi la decisione dell'omicidio da parte di questi giovani balmesi e caricattinesi era maturata sostanzialmente dopo l'estate, cioè durante l'estate. Quindi e per le moralità, per le cose che ho detto, è anche un po' anomala, un po'... Certo, se poi si andasse a dimostrare, ma ormai non lo farà più nessuno, che dietro la decisione di questi giovani c'è stata una decisione più elevata, quello che un momento fa parlavo di, così, di supposizione, ma allora le cose potrebbero assumere un significato diverso, altrimenti è una cosa proprio che nasce quasi improvvisamente, anche se le ragioni per le quali nasce vanno ricercate in tutto quel contesto che ho cercato, limitatamente a quello che ricordo, a quello che si può dire, vanno cercato le origini. Scusi, nel documento che è stato letto di Battisti, sempre ho capito che ci fosse la richiesta anche da parte sua di leggi più chiare, più lineari, che si prestassero meno a quelle infiltrazioni politiche in seno del vaccino. No, queste richieste le vogliamo aggiustare, le facciamo sempre. C'è una tendenza adesso in questa direzione, guardi signora, questa è una domanda alla quale è difficilissimo rispondere, perché noi abbiamo una progressione legislativa in questo paese straordinaria, ogni giorno c'è una legge nuova, chiediamo a qua, davvero ci trovo dei colleghi che magari si hanno, io ormai sono quasi al capolinea, per cui loro hanno quanti codici hanno dovuto comprare uno dopo l'altro perché non erano più adeguati. Qualcuna di queste leggi si è riuscita bene, qualche altra non vorrei. Ricordiamo il prossimo appuntamento del percorso il 22 febbraio a cargo della Trompia, la dottoressa Moregola, che ringraziamo assieme alla dottoressa Denzi oggi qui presente, e la dottoressa Moregola dialogherà con l'avvocato Inzarando, che è l'avvocato di parte civile di Libera, che è stata costituita nel processo contro Cosca di 'Ndrangheta nel Mantovano del Cremonese, che è stato celebrato a Brescia e ha ottenuto rilevanti condanne. Grazie a tutti e buona serata.